Ribaltare il concetto di periferie, questo è l'obiettivo delle iniziative del tavolo istituito dal prefetto di Pescara Di Vincenzo per portare l'attenzione su alcuni luoghi della città. Tra le iniziative c'è il convegno dal titolo Periferia, luogo fisico o luogo dell'anima, in programma domani all'Università d'Annunzio a Pescara. Questi mesi abbiamo lavorato con le associazioni, innanzitutto rappresentative del territorio, le associazioni che operano il sociale, oltre che ovviamente con l'università, con il comune e con le altre istituzioni. L'obiettivo è duplice: da un lato fare un approfondimento culturale sul tema delle periferie oggi, esiste ancora un concetto di periferia rispetto a un centro, oppure ci stiamo dirigendo, siamo in presenza di una realtà policentrica. E questo sarà il tema grosso modo del convegno, accanto a un altro argomento di grande attualità, quello del fenomeno dell'isolamento giovanile. Al tempo stesso un altro argomento che vogliamo approfondire è il rapporto tra la città, comunque il capoluogo, e la provincia. In questa direzione abbiamo coinvolto anche il comune più piccolo della provincia di Pescara, che è Corvara, dove ci sarà anche un'iniziativa specifica. Nel convegno in programma domani al Polo Pindaro dell'Università d'Annunzio sarà annunciato il cartellone con le iniziative che riguarderanno Rancitelli, Fontanelle, San Donato e altre zone della città. Oltre a queste attività accademiche mettiamo in campo, grazie alla collaborazione di tutti, a partire, come dicevo, dall'Associazione rappresentativa del territorio, una serie di iniziative su più ambiti sportive, con manifestazioni calcistiche alle quali parteciperemo tutti, anche le istituzioni, quindi anche noi come prefettura, ovviamente altre, quindi con un torneo di calcetto. Ci sarà una dimostrazione pugilistica da parte delle Fiamme Oro, più ci saranno anche iniziative ludiche da parte delle associazioni con letture nei confronti dei giovani, oltre che un concerto con musica di Pino Daniele organizzato dal conservatorio. Ci saranno poi delle proiezioni cinematografiche all'aperto che coinvolgeranno appunto alcune aree della città e il comune di Corvara. Il tutto si svolgerà nelle tre giorni 8, 9 e 10 di luglio, mentre invece più in là ci saranno le proiezioni cinematografiche.